formazione, ma che diventa il punto di partenza invece per poter raggiungere livelli di prestazione, in questo caso nostro, nel caso della 15.232, di prestazione energetica aiutata dalla domotica, appunto dai sistemi di automazione. Quindi il livello C è il livello standard, il livello B è un livello con una buona dose, quindi diciamo tecnicamente infrastrutturato con sistemi bus, per arrivare poi all'eccellenza che sono, che la classificazione A è fondamentalmente il massimo di quello che l'impianto può dare in termini di performance energetica. Quindi ovviamente non c'è da fare confusione con la classificazione A, B, C, D della parte termotecnica o della parte della prestazione energetica della normativa UDI. Sono in realtà, si chiamano allo stesso modo, ma non è la stessa cosa. Un edificio ovviamente infrastrutturato in A, secondo la 15.232, non significa che è una casa passiva, che è un classificabile in A, ma più quello che è la classificazione della normativa UDI. Tant'è vero che la guida italiana, tra parentesi, non li chiama neanche più livello A, B, C e D, ma in realtà il D non lo considera proprio, quindi prende a riferimento soltanto tre livelli e li chiamerà livello 1, livello 2 e livello 2 e livello 3. Secondo me in maniera intelligente, proprio per togliere ogni tipo di fraintendimento tra la classificazione della prestazione del sistema edificio impianto normato dalla UDI rispetto invece a questa norma che va a valutare invece qual è l'impatto dei sistemi di automazione sulla performance energetica. Come funziona? A brevissime, insomma, in termini molto, molto rapidamente, funziona in modo tale da rispondere fondamentalmente ad un questionario. Quando noi andiamo a sviluppare il nostro progetto ci troveremo di fronte veramente un vero e proprio questionario rispetto al livello che vogliamo raggiungere. Dovremo implementare delle funzioni per fare in modo che tutto quello che ci viene chiesto in termini di funzioni che deve sviluppare il nostro impianto deve stare in categoria A se vogliamo un impianto di categoria A, in categoria B se vogliamo un impianto di categoria B e via di seguito. Che cosa significa avere un impianto in categoria A, categoria B e categoria C? Alla fine di questa norma ci saranno delle bellissime tabelline, interessanti tabelline, in cui ci dirà: guardate, benissimo, se prendiamo a riferimento, vedete per esempio in questo caso, ne divide l'automazione e i sistemi, le funzionalità per impianti non residenziali e per impianti residenziali. Vediamo che per gli impianti residenziali nella colonna C abbiamo tutto uno, proprio perché è lo standard di riferimento. Quindi uno stesso appartamento infrastrutturato, diciamo un appartamento, quindi siamo qui, un appartamento infrastrutturato in categoria C, se lo stesso facciamo un upgrade in categoria A, avremo un risparmio di circa il 10%, l'8% per la precisione. Quindi a seconda del livello di infrastrutturazione tecnologica noi potremmo dire quale sarà il beneficio in termini di prestazioni energetiche e quindi ovviamente anche in termini di costi rispetto alla gestione, alla fruizione del nostro impianto. Questo può essere ovviamente utile, ed è molto utile, almeno noi lo utilizziamo tantissimo questo parametro, sia in termini di progettazione, cioè quando andiamo a fare delle scelte, proponiamo le varie scelte ai nostri clienti, che possono essere ovviamente i costruttori o che possono essere più spesso, devo dire la verità, i proprietari delle ville unifamiliari, perché diciamo che su una villa unifamiliare è un tema molto ricorrente. Bene, sulla base di questo noi gli possiamo dire: guarda, il nostro impianto che ti proponiamo può arrivare a fare queste prestazioni, può arrivare ad avere queste prestazioni. Ovviamente avrà un delta costo maggiore, però questo delta costo probabilmente può essere assorbito nella gestione e nella fruizione dell'impianto nel corso degli anni, facendo due calcoli ovviamente, qualche considerazione, ovviamente si arriverà alla scelta finale. Altro tema invece può essere in termini di ristrutturazione, di upgrade, quindi di un impianto esistente. Possiamo dire: un impianto esistente ne vale la pena andarlo a migliorare, andare a fare degli upgrade tecnologici per andare a migliorare la prestazione energetica? Sulla base di questo input
potrebbero fare delle ipotesi, quantificare queste ipotesi di upgrade e ovviamente andare a verificare, andare a valutare quale poi sarà il ritorno in termini prestazionali e poi quindi il tempo di payback di questo eventuale upgrade del prodotto. Vado un po' veloce perché mi rendo conto che forse stiamo andando un po' lunghi. Una slide velocissima, si vede pochissimo ma rende molto l'idea. Vi dicevo prima, il sistema Connex, il consorzio Connex, prende parecchi brand, ha sotto la sua ala protettrice parecchi brand, parecchi consorziati. Questa è una slide che limita molti, però se date un'occhiata velocissima, magari qui non si vede benissimo, però ci sono praticamente tutti, vediamo che vi aspetto, leggo un attimo la chat, i produttori anche attraverso organizzazioni di costruttori dovrebbero convincere le imprese edili a fare almeno la predisposizione di base. Sì, questo è un tema a cui è molto, molto calzante questa precisazione e spero di tornarci alla fine quando vedremo un case history sulla realizzazione degli impianti, ma molto pertinente. Dicevo, questa è una slide, una foto, un'immagine abbastanza esemplificativa di quello che è il consorzio Connex. Volendo andare a concentrarci un attimo, vedete, stanno in ordine alfabetico, più o meno. Se vedete ABBIS, ovviamente per questioni proprio di lettere sta all'inizio, ma se li cercate li trovate praticamente tutti. Questo non è un male, perché non sembrerebbe che stiamo facendo un corso con ABB, stiamo promuovendo un protocollo che invece stiamo facendo il lavoro anche per altri. Assolutamente no, perché questa unione di forze, diciamo così, è sicuramente vantaggiosa per tutti, perché magari ABB è più concentrata su aspetti del settore elettrico, ma questo significa che non deve sicuramente temere il fatto che questa sua scelta comporti un deficit dal punto di vista termotecnico piuttosto che dal punto di vista dell'allarmistica o di quant'altro, perché ci saranno altri produttori che gestiranno lo stesso protocollo e che quindi in maniera praticamente indolore potranno mettere a sistema, neanche a farla apposta, direi questa parola calzante, a sistema i loro prodotti per avere il migliore impianto. Velocemente, molto velocemente, vediamo come evolve un impianto. Quindi mi riconnetto alla chat di poco fa, perché la scelta è fondamentale. Mi permetto di fare una domanda. Chiedo adesso un aiuto a Sergio per dire come ci vogliamo comportare. Le domande le gestiamo adesso o alla fine? Credo di gestirle alla fine, però cercavo di gestire tutte alla fine. Ok, perfetto. Sì, cerco di correre, effettivamente cerco di correre, ma adesso diciamo che i concetti fondamentali li abbiamo dati. Questo secondo me è assolutamente importantissimo, cioè definire la tipologia di impianto dall'inizio. Difficilmente, anzi molto spesso ce lo sentiamo dire, ma la risposta è abbastanza banale, anche se tranciante. Facciamo un impianto tradizionale e lo predisponiamo alla domotica. Io la trovo abbastanza una sciocchezza questa. L'impianto è domotico, deve essere nativo domotico. Magari, come diceva il collega prima, può essere un impianto base domotico, cioè diamo l'impianto domotico, ma diamo la predisposizione per poterlo ampliare. Ed è questa la caratteristica fondamentale dell'impianto domotico, per la sua ampliabilità. Tant'è vero che adesso con le prossime slide faremo un po' una carrellata dei principali componenti da utilizzare in un sistema domotico. Considerate che il catalogo ABB ha centinaia di prodotti, quindi abbiamo cercato di selezionare i più significativi per cercare di vedere come può evolvere, proprio come può crescere un impianto. Esattamente, neanche a farla apposta, l'intervento del collega è proprio contestualizzato al massimo rispetto a quello che abbiamo pensato di fare, perché abbiamo pensato di vedere come da un impianto base, cioè che significa un impianto base? Quello che servirà per gestire illuminazione e tapparelle, proprio è la cosa classica che ci chiedono gli immobiliaristi che vogliono andare sul domotico. Quindi non voglio spendere tantissimo, ma voglio dire che ho una casa domotica. Benissimo, abbandoniamo l'idea della predisposizione alla domotica, ma entriamo con una domotica di base, che sono due concetti estremamente diversi. Quindi a quel punto che cosa significa? Ci chiederanno di gestire l'illuminazione e le tapparelle, punto. La termoregolazione, se viene, ma se no ci pensa il termometro.
Che cosa significa quindi? Che noi dobbiamo avere necessariamente un alimentatore di linea per spingere quei telegrammi, per dare vita a quei telegrammi, necessariamente abbiamo bisogno di un'alimentazione. Un'alimentazione che adesso non andiamo troppo nello specifico, sennò poi andremo in un corso di domotica. Quindi sicuramente avremo bisogno di, in un impianto domotico dovremo trovare un alimentatore. Quindi se andiamo in un impianto e non troviamo nel quadretto un alimentatore di tipo Connex o di tipo FreeHub, quello che sia, sicuramente non possiamo parlare di impianto domotico e ci prendono in giro se ci dicono che è predisposto alla domotica. Quindi questo impianto necessario. Volendo andare a sposare, a incontrare le esigenze di cui abbiamo parlato nelle prime slide, di possibilità di connessione dall'esterno, ci sono diversi sistemi, sicuramente un web server è fondamentale per poter entrare e per poter uscire dal nostro impianto, quindi per non parlare più di casa semplicemente domotica, ma di casa aumentata, abbiamo necessità di poter entrare e uscire dalla nostra abitazione, ovviamente in termini tecnologici. Questo ci consente di fare un web server, in questo caso l'Ebiport, ma forse ancora più caratteristico come i classici touch che tramite applicazioni possono essere poi trasferiti sui device, sull'iPhone, sul Samsung, sul computer, su quello che sia, ma comunque diciamo un supervisore domestico. Quindi il nostro impianto fondamentale deve essere necessariamente questo, alimentatore, web server. L'alimentatore di quest'altro componente, ovviamente in questo caso l'Ebiport, deve essere alimentato e quindi dovremmo avere un'ulteriore alimentazione a 24 volte. Dopodiché l'elemento fondamentale, l'abbiamo visto nelle prime slide, che è l'attuatore, abbiamo detto l'interfaccia tra il sistema Connex, quindi questo il sistema Connex è caratterizzato dall'avere questi due colori, questo rosso e questo grigio, perché quel bus che abbiamo visto colorato sempre di verde, perché in realtà è proprio di colore verde il cavo bus, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, è caratterizzato proprio da questi connettori, rosso e grigio. Qui arriva il cavo basso, qui abbiamo le attuazioni, sopra abbiamo le attuazioni, quindi ovviamente il modulo attuatore è fondamentale, il modulo di attuazione è fondamentale per poter gestire tutti i carichi, primi fra essi l'illuminazione, visto che la prima cosa che ci è sempre richiesta è gestire l'illuminazione, uscire di casa e spegnere tutte le luci di casa, entrare a casa e creare gli scenari con le luci, abbiamo necessità di questo componente. Ovviamente, abbiamo detto prima illuminazioni e tapparelle, abbiamo bisogno di anche un sistema che ci consenta l'attuazione con interblocchi meccanici per il saliscendi delle tapparelle, e abbiamo quindi il componente dell'attuazione delle tapparelle. Poi vedremo che abbiamo un componente che racchiude tutto. L'elemento più caratteristico probabilmente di un sistema domotico è il famoso ragnetto. Se vedete, le dimensioni sono proprio estremamente piccole, 4 cm per 4 cm, piccolissimo, fatto apposta per poter entrare nelle 503, quindi molto utile in caso di upgrade, quello diciamo prima di upgrade dell'impianto, cioè un impianto esistente che lo vogliamo rendere domotico, ovviamente potremmo utilizzare questo, ma non soltanto in quei casi, probabilmente è utile in generale. Ha dei limiti perché può avere al massimo 10 metri di lunghezza di questi cavi fino ad arrivare ai pulsanti di comando, quindi insomma è da utilizzare, ma secondo me solo quando strettamente necessario. È da utilizzare, per esempio, non faccio un esempio un po' assurdo, però può essere magari se qualcuno è appassionato di una serie civile Chiara, faccio tanto per dire, adesso non lo so se Chiara ha anche il sistema Connect, onestamente non lo so, ci piace tantissimo Chiara, però Chiara non ha dei moduli Connex che consente di essere integrata direttamente nel sistema Connex. Io posso utilizzare degli interruttori o dei pulsanti della serie civile Chiara e renderli domotici con l'utilizzo di questo piccolo ragnetto. Si va quindi a aumentare il nostro impianto, va a crescere il nostro impianto a secondo delle nostre esigenze. È evidente, per tornare un po', abbiamo detto il fil rouge del pomeriggio e quello anche della gestione della disabilità, ovviamente questo è un elemento chiave per il discorso abbattimento delle barriere architettoniche. Tutte le movimentazioni che ci possono essere utili in caso di disabilità, che può essere di tipo permanente ma anche di tipo temporaneo, è sicuramente interessante e sicuramente fondamentale in una casa che sia una casa, quella famosa norma che ci citava all'inizio Sergio, l'utilizzo della domotica sicuramente non può prescindere da un componente
noi lo chiamiamo attuatore tapparelle, ma da un componente che fa movimentazione di dispositivi meccanici. Evidentemente, sempre per tornare nel discorso della casa aumentata, il consorzio Connex ha recentemente, proprio molto, molto recente, un accordo con Fecedo CECD, che questo il consorzio che riunisce questo accordo fatto tra questi due soggetti, ha avviato un percorso di studio e di sviluppo di un sistema che consente un dialogo, anche in questo caso aperto, tra i sistemi Connex e tutto quello che è il mondo degli elettrodomestici. Anche in questo caso c'è molto in termini di automazione di sistemi elettrodomestici, soprattutto il concetto dell'IoT, dell'Internet of Things, però in questo caso, nel caso dell'Internet of Things, si tornerebbe un po' indietro col discorso di avere impianti separati. L'obiettivo ultimo di questo progetto, che si chiama il progetto Chain, è quello proprio di rendere integrato, completamente integrato, basta utilizzare sostanzialmente un gateway per rendere integrato tutto il sistema Connex con il sistema di automazione degli elettrodomestici. Molto importante, tra l'altro. Sempre per il discorso abbattimento di barriere architettoniche in primis, ma che rientra anche nell'ambito del comfort, è l'utilizzo di questi assistenti vocali, che adesso è di gran moda, no? Quelli che sono Alexa, Siri, tutto quello che conosciamo, Google Home e tutto il resto. Vabbè, tutto quello che è il mondo dell'assistenza vocale, che se da un lato diventa un grande aiuto della disabilità per la gestione quindi delle movimentazioni o comunque per la gestione di scenari e quant'altro, ovviamente al contrario diventa un elemento di comfort per situazioni tipo ordinari. Quindi anche in questo caso c'è un gateway, quindi un'interfaccia che riesce a mettere in comunicazione quello che è il mondo Connex, che è il sistema Connex, con i principali assistenti vocali. Vado veloce su questi componenti, che sono dei moduli d'ingresso su serie civile, questo se non mi sbaglio è la serie civile Milos, che funziona da attuatore e da comando, quindi nella serie civile, nelle scatolette, se ci fate caso, i moduli Connex, i moduli dei sistemi domotici sono quasi sempre, nella stragrande maggioranza, di dimensioni pari a due moduli, tant'è vero che una delle regole non scritte della domotica è proprio quella di abbandonare un po' il discorso della 503 per rimanere, per preferire, diciamo, le 504 o le 506, proprio perché generalmente la modularità è su due moduli, quindi per evitare problemi poi di spazi. Dicevamo prima, il sistema attuazione e tapparelle, per voler compattare gli spazi, può essere anche concentrato in un unico componente, che è combinato, l'attuatore combi, che ci serve per, che potrà servire sia per semplici attuazioni che per attuazioni interbloccate. Il touch, elemento caratterizzante di un sistema domotico, onestamente molto utilizzato, diciamo, penso nel 99,9% dei casi utilizzato in sistemi domotici, personalmente non lo trovo eccezionale, anche perché con l'utilizzo dei DAS, una cosa è certa, col sistema touch noi sappiamo che abbiamo un punto centrale dove poter gestire tutto l'appartamento, e questo non è da poco, perché diciamo, affidarsi al device, al telefonino, al tablet non è sempre così facile. Penso che a tutti è capitato di non trovare, quando serve di non trovare il telefono, di non trovare il tablet. Il touch, che è fisso sulla parete, probabilmente ti dà questa garanzia. In particolar modo, in questo caso, il touch che stiamo vedendo è anche interfacciabile con il sistema di videocitofonia, quindi diventa anche una postazione interna videocitofonica. Altro tipo di touch, però molto più compatto e molto più funzionale probabilmente in altri ambienti che non sono quelli domestici, però magari in una casa fortemente tecnicizzata, una casa molto spinta, e l'automazione può trovare soluzione in questo componente, che è un piccolissimo touch, un piccolo touch, è da 5 pollici, però dal quale poi con diverse pagine può gestire fino a 30 funzioni e 10 pagine.
riesce a concentrare un po' tutte quelle che sono le esigenze. A mio modo di vedere, questo è proprio preciso per una stanza d'albergo oppure per un building, per sale comuni di un building. Se abbiamo seguito l'evoluzione del nostro impianto, vediamo come cresce il nostro impianto. Cresce con delle funzioni e con degli obiettivi che riesce a raggiungere, ovviamente. Per quanto riguarda tutta quella che è la termoregolazione, possiamo fare due scelte anche in questo caso. Una abbastanza basica è quella di andare a gestire le temperature nel senso con un termostato. Ci sono diversi tipi di termostati, ma andiamo dal primo, per esempio in questa slide ne vediamo diversi a catalogo ABB, dal primo più minimale, che è quello, se non mi sbaglio, sempre della serie Minos, questo, per andare sulla serie tedesca, che sono estremamente di estremo design, che sono insomma molto molto belli e interessanti. Hanno diverse, anche non sono soltanto belli, ma anche una buona tecnologia a bordo, tanto da poter gestire anche un controllo PID, quindi anche poter andare a gestire il sistema di regolazione delle valvole. Molto interessante le valvole termostatiche motorizzate, quindi sul sistema Connex possiamo andare a integrarci, a innestarci, a interfacciarci poi le domande le leggiamo tutte alla fine. Con i sistemi tradizionali a radiatori riusciamo quindi a fare termoregolazione con i sistemi Connex. Questo è un aspetto da non sottovalutare, soprattutto in questo periodo storico. Probabilmente nel prossimo corso, chiedo a Sergio, ne parleremo in maniera più dettagliata, però questo è un sistema di termoregolazione con domotica, e chi sta affrontando, penso un po' tutti, però sta affrontando, comunque ha sentito parlare del famoso super bonus, è un elemento di estremo interesse, quindi la domotica per la termoregolazione. Questo è interessantissimo da quel punto di vista. Andiamo a aumentare quindi sempre il nostro impianto. Ovviamente, per poter, dicevo prima, mi è sfuggito, mentre parlavo mi è sfuggito, ho pensato, lo dovevo dire dopo, il discorso degli scenari. E sempre per lo stesso discorso, sempre per il concetto che abbiamo ribadito più volte, che può essere uno scenario visto come comfort, classico scenario quando entro a casa oppure quando voglio vedere il film, abbasso la tapparella, accendo la luce e via di sé, faccio partire la musica. Diventa invece estremamente funzionale in caso di disabilità, quindi io con il mio assistente vocale riesco a movimentare gli oggetti dando un comando vocale, ma anche con delle logiche, quindi queste logiche le devo comunque gestire e ho bisogno di moduli logici che sono di facilissima integrazione, ma che comunque hanno bisogno di un minimo di programmazione. Andiamo a aumentare sempre di più, inizia a crescere sempre di più il nostro impianto, siamo arrivati al punto di andare a gestire invece un po' tutta quella che è la sensoristica. Sensori di presenza, di luminosità, in questo caso per esempio questo è un oggetto molto interessante, è un sensore di presenza e di luminosità, che quindi adesso lascio a voi tutta l'immaginazione, ma può essere gestito in tantissimi modi. In particolar modo, ed è molto utile, questo oggetto è diviso in quattro sezioni, quindi possiamo gestire la luminosità, la presenza delle persone all'interno dell'ambiente che andiamo a considerare in maniera estremamente flessibile. Veramente questo è un oggetto molto interessante. Tra parentesi, tra le varie particolarità, ha anche la possibilità di ricevere dei segnali con telecomandi, quindi aumenta ancora di più la sua funzionalità in termini di gestione della domotica. Sensore di allagamento, ovviamente è un classico sensore sempre sul sistema Connex, in questo caso trova spazio molto almeno quando lo presentiamo, l'utente finale è sempre molto ben predisposto a mettere questo tipo di applicazione, questo tipo di sicurezza, perché gestisce ovviamente gli allagamenti, oppure può gestire la partenza di svuotamenti, quindi di pompe di sentina, se dovessero essere necessarie delle pompe di sollevamento in particolari circostanze. Ovviamente tutti questi sensori, è necessario che siano collegati ad altri tipi di apparecchi, altri tipi di sistemi, come per esempio la chiusura, l'elettrovalvola che chiude l'impianto dell'acqua, se no in caso di allagamento sappiamo che è successo, sappiamo a che ora c'è stato l'allagamento, ma ovviamente non abbiamo fermato l'acqua, quindi a poco serve saperlo. Rivelatore di gas, è inutile che mi soffermi più di tanto. Un aspetto interessante invece è la gestione, quindi l'interfacciamento del sistema Connex con
con il mondo del Modbus. Il Modbus è un altro protocollo, come Connex, è un protocollo, anche in questo caso un protocollo aperto, che gestisce altri tipi di impianti. Generalmente il mondo del Modbus presuppone l'apertura a sistemi tecnologici che vanno al di fuori della logica residenziale, soprattutto per, ad esempio, sul sistemi Modbus funzionano le colonnine di ricarica, ma poi lo vedremo, funziona tutto quello che è il mondo termotecnico. Vi mando questa slide, che è l'attuatore del sistema di condizionamento, di ventilazione e di condizionamento, per introdurci ad un sistema specifico che fa BB per quanto riguarda i sistemi di termoregolazione o comunque più in generale di gestione del clima, che è il sistema, il clima eco. Il clima eco non è nient'altro che un sistema basato sul protocollo Connex, destinato alla gestione di tutto quello che è il mondo regolazione della temperatura o gestione della temperatura. E cosa fa a grandi linee questo sistema clima eco? Intanto suddivide l'impianto in tre grandi macro categorie, che sono quelli della generazione, quindi le caldaie, la pompa di calore, il chiller, quello che abbiamo come produzione se fosse un sistema idronico. Generalmente immaginiamo, per semplicità adesso, un sistema idronico. Tutta quella che è la seconda macro categoria, quella che è la distribuzione, quindi la gestione delle valvole, dei passaggi dei fluidi, quindi delle mandate e dei ritorni, e ovviamente l'utilizzazione finale dei sistemi terminali, che possono essere sistemi fan coil, possono essere ventil convettori, possono essere sistemi radianti e via di seguito. Che cosa succede con questo sistema clima eco? Nient'altro che andare a scegliere dei componenti specifici per l'attuazione, per il controllo del boiler, del chiller, per il controllo di tutte quelle che la valvole, come dicevamo prima, e delle parti finali, per ogni componente. Quindi abbiamo dei componenti specifici. Ad esempio, questo è un esempio molto molto sintetico, ma abbastanza esaustivo della cosa. Quindi su ogni macro categoria abbiamo dei particolari componenti da utilizzare, e tutti questi raccolgono i dati e possono essere interfacciati su un sistema di supervisione per la gestione del sistema clima, diciamo così. Ovviamente tutto questo può funzionare in isola, quindi può a vita propria, oppure può semplicemente essere connesso a tutto il nostro impianto del sistema. Quindi diciamo che abbiamo completato il mondo il nostro impianto, l'abbiamo fondamentalmente completato con tutti i nostri sistemi, qui vado abbastanza velocemente, i sistemi del sistema clima eco. Mancherebbe soltanto un ultimo aspetto, che anche in questo periodo, anche questo in questo momento è molto spinto, è quello del metering, il concetto del metering che sta entrando anche nelle abitazioni. La misura dei consumi elettrici nelle abitazioni, soprattutto con l'avvento della produzione, dell'autoproduzione, quindi del fotovoltaico, è sempre più spinta, la necessità è sempre più stringente, la necessità di avere questi sistemi di misura, sia non tanto di produzione, semplicemente di produzione del nostro impiantino fotovoltaico, ma anche di scambio, di come riusciamo a gestire i vari flussi energetici, i flussi dell'aria. Elemento molto importante, per esempio, adesso andiamo un po' random su alcuni elementi caratteristici. Per esempio, questo è un elemento che riesce a interfacciare le principali marche di sistemi di split, di condizionamento. Giusto per fare dei nomi, tanto li possiamo fare, sistema Mitsubishi, Daikin, LG, tutti quelli che conosciamo sono interfacciabili con questo sistema, quindi abbandoniamo il telecomando, il sistema proprietario della climatizzazione, e andiamo invece sul nostro sistema Connex. Quindi in questo modo riusciamo a inglobare tutta quella che è la climatizzazione nel nostro sistema Connex, quindi nel nostro sistema di supervisione. Abbiamo già accennato alla parte di videocitofonia e come si riesce a interfacciare il sistema di videocitofonia con il sistema Connex. Ok. Autoproduzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici. Anche in questo caso ne abbiamo già parlato in termini di misurazione della produzione e misurazione dei consumi.
accennato precedentemente, col sistema, quindi con l'interfaccia riusciamo a gestire anche la parte di alimentazione di veicoli elettrici, anche in questo caso tema strettamente attuale per il mondo dell'automotive, quindi adesso tutte le case costruttrici stanno virando verso